Ragazzi, mi raccomando, iscrizione al canale gratis e campanellina, se vi fa piacere, anche se è tutto gratis. Non è obbligatorio, ma se vi fa piacere. Se volete, diciamo, sostenere questo canale, lo potete fare gratis con un clic, iscrivendovi al canale ed attivando la campanellina. Quindi, purtroppo mi devo riallacciare al video di oggi, perché poi quando è nuvolo, poi dopo è normale che piove, no? Che dici? Quindi, i campioni sono così. Il leone si alza la mattina, sa che vuole mangiare, il campeones deve ricorrere la gazzella, però poi dopo il leone si alza, ma va a cagare Sanchez, ben via, dai. Ma va a cagare Sanchez. Ragazzi, scusate, ma ce l'ho proprio qui dal profondo del cuore. Secondo me che non è tutta colpa di Sanchez. Io l'ho detto un mese fa in un video, lo so che può piacere o non può piacere. Sanchez, per come la vedo io, è una mia idea che può essere sbagliata. Per come la vedo io, ha poco rispetto per chi lo paga. Perché è lo stesso identico film di 2 anni fa, solo che 2 anni fa era più giovane, perché 2 anni, un conto è avere 26-28, un conto è averne 33-35, capito? È diverso, è lo stesso, è identico. Film di 2 anni fa, è all'Inter, s'allena. Gioca poco, quasi mai, va in nazionale, ritorna e si rifà male. È lo stesso, è identico film, ma io non ce l'ho con Sanchez, perché se a Sanchez gli offrono 4 milioni all'anno per vivere in una città bellissima come Milano, che lui conosce bene, cosa doveva fare Sanchez? Doveva dire di no? Sanchez accetta. Il problema è che bisognerebbe fare 2 paroline con chi l'ha preso. Anche lì, Giuse non c'erano soldi, Giuse non c'era budget. Servono le idee servono, perché a comprare i giocatori con i soldi siamo tutti buoni. Tenevi Pio Esposito o l'altro Esposito che ha fatto doppietta, tenevi uno dei due. Lo stesso Pinamonti, no? Che secondo voi, secondo molti di voi non è buono. Potevi tenere almeno Pinamonti, ma questo si è dovuta vendere Pinamonti, si è dovuta vendere Lazzaro. Ci siamo venduti anche le mutande ormai, per arrivare a 11. Lo capisci che non c'è più storia così. Ora ci manca un esterno, perché Cuadrado stagione finita, ci manca un attaccante, perché quei due fanno, visto, fanno un po' per uno. Prima si fa male Arnautovic, fuori 2 mesi, poi ritorna, poi si fa male Sanchez, poi ritorna Sanchez, poi dopo si rifà. Ma non sono affidabili questi giocatori. Allora, visto che non ci sono soldi, per come la vedo io, quei pochi soldi che ci sono stati buttati al cesso, perché Arnautovic è un'operazione vergognosa, perché è costato circa 10 milioni, hai sacrificato Fabian al Bologna, che se lo rivuoi lo devi pagare 15 milioni, hai dato Mulattieri al Sassuolo, anche per pagare il prestito di Frattesi, ci mancherebbe, ma è un altro giovane che hai sacrificato, e poi dopo cosa ti è rimasto in mano? Su Bellanova, ragazzi, allora, Bellanova è un calciatore che a me piace, innanzitutto è nel giro della nazionale italiana, per dribbling è il primo esterno in Italia. Non è un fenomeno, per l'amor di Dio, lo so benissimo che non è un fenomeno, ma vogliamo mettere Bellanova con Cuadrado? Cioè, ragazzi, Bellanova tutte le volte è stato. Quante volte è entrato e ha fatto bene, anche in finale di Champions? Ora non sarà un fuorilasse, ma ha avercelo Bellanova oggi. Ad avercelo. Come ha segnalato Zig Zé 2 mesi fa, che non lo conosceva nessuno, ti segnalo un altro giocatore sconosciuto, Gendré del Lecce. Valentin Gendré del Lecce è un esterno che gioca a 4 dietro, ma che ha forza, resistenza, posizione. È un under 21 francese. Gendré, no, Gendré, Gendré, Gendré. Ora di preciso non mi ricordo come si pronuncia. Valentin Gendré del Lecce, andatelo a vedere. È a scadenza contratto. Agli occhi di molte big addosso, soprattutto in Premier, ad oggi, visto che scade il contratto nel 2024, lo puoi prendere con 4-5 milioni. Secondo me, fai 7-8 rate con il Lecce, gli regali un prosciutto, un po' di vino, olio buono, quello, un po' di olio nuovo, un po' di quello dell'anno scorso. Vai a Lecce e prendi Gendrey, che Gendrey è un grande giocatore.
Perché io te lo dico, serve uno lì che dia una mano a Dramfis e serve uno davanti. Altro campanello d'allarme oggi, ma io non sono stupito perché Sanchez è questo qui. Però io ti voglio dire un'altra cosa, ma tutta questa grande disciplina all'Inter dov'è? Ma te vai a riprendere uno, seguimi, che ti ha inchiodato il mercato 2 anni fa perché magari aveva ragione, ma lui ti ha inchiodato il mercato, parlo del cileno. Perché ha voluto tutti i soldi della buona uscita. Normale, tu lo mandi via, ti dice: ascolta, gli ha detto a Marotta, a Sanchez, Ricciolo, vieni qua, a me mi dai tutti i soldi, se no io rimango qui. Marotta gli dà tutta la buona uscita, lo richiama, lo fa ritornare un'altra volta e non è che gli dicono: guarda, però facciamola finita con questa nazionale perché hai 35 anni. Bisogna tu incominci a farti un fondo pensione tra un po', falla finita con la nazionale perché abbiamo due attaccanti sani. No, Sanchez è libero di fare tutto quello che gli pare, va in su e giù dal Cile, torna, non si allena, il leone quando gioca, il leone, la gazzella. Ma è questa, ragazzi, la verità. Non esiste nessuna casina del mulino bianco, basta con queste storie. Bisogna dirle la verità. Ci sono tantissime cose positive, come ho detto oggi, ma ci sono anche tante altre negative. La gestione del giocatore è scandalosa, è vergognosa. Un giocatore in totale anarchia. Va in nazionale, fa tutto quello che gli fa. Torna tardi, torna un giorno dopo, perché è tornato anche il giorno dopo. Doveva tornare venerdì, è tornato il sabato, perde l'aereo. Lui, ma fa bene. Ma in un contesto di genere, un giocatore, secondo te, che deve fare? Giocatore come Sanchez, che ormai ha soldi che gli escano dagli orecchi, stimoli non li ha più. Che deve fare, secondo te? Vive a Milano con 400.000 euro al mese, con atti ho pagato. Dov'è il problema? Fammi capire. Ma di cosa stai ragionando? Gendrey, Valentin Gendrey del Lecce, ricordati questo nome. Zig, se non lo conoscevi, te l'ho detto io. Gendrey del Lecce, andate lì a Lecce e prendete Gendrey. Il problema sai qual è? Che noi 5 milioni e non ci sanno per prendere Gendrey. Capito? Chi pigli ora? Occhio perché il cinese ha già adocchiato Quagliarella, io te lo dico. Occhio al cinese perché il cinese ha già chiamato e ha detto prendete Quagliarella. Occhio. Dai, siamo prime, sì, dai, ancora siamo primi. Ciao.